Beh, dispiace il nostro paese che venga tenuto fuori dai tavoli che contano, soprattutto tavoli europei. La Meloni evidentemente sta sperimentando la differenza che c'è tra il gridare dei banchi dell'opposizione assolutamente con noi finirà la pacchia in Europa e il fatto che invece la pacchia è finita per lei. Adesso deve impegnarsi perché possa esprimere quella credibilità a livello europeo e internazionale che deve conquistarsi con rimboccandosi le mani e consentendo al nostro paese di avere il ruolo e il protagonismo che merita il nostro paese. Presidente, mancano pochi giorni al voto e la sfida al voto di tutto. C'è assolutamente, siamo in dirittura d'arrivo. Il nostro è un progetto serio, concreto. Non c'è possibilità di un voto disgiunto perché il nostro elettorato e i cittadini tutti, credo, vogliano votare programmi chiari, coerenti, con interpreti e quindi candidati presidenti conseguenti. Per noi io non vedo assolutamente la possibilità di voti disgiunti. Questi sono espedienti della vecchia politica. I cittadini vogliono coerenza, chiarezza, non espedienti da prima Repubblica. Presidente, siamo sotto al palazzo che è uno dei pochi interventi del super bonus venuto dal Movimento 5 Stelle. Qui in provincia di Frosinone ci sono molte imprese che non sono riuscite nel portare a termine i lavori. C'è la possibilità, il Movimento 5 Stelle cercherà anche dai banchi di opposizione di ripresentare questa iniziativa? Lo abbiamo fatto assolutamente, lo abbiamo fatto sin qui già con la manovra di bilancio, continueremo a farlo in ogni occasione per sbloccare i crediti fiscali incagliati, per consentire che si prosegua in questo programma che peraltro adesso sta diventando attualità in Europa. Attenzione, si sta lavorando per una direttiva sulle case green, quindi la strada dell'efficientamento energetico, il taglio delle emissioni di CO2, peraltro qui in questa provincia, la Valle del Sacco, piena di che si caratterizza per la maglia nera dell'inquinamento e quanto più che attuale questo obiettivo, questo programma. Quindi continueremo a lavorarci e sicuramente speriamo che il governo si convinca, visto che anche qui è stato incoerente. Centrodestra ha voltato le spalle a tutto un mondo dell'edilizia che si è rimesso in carreggiata con questa misura diventando la locomotiva d'Europa. Siamo diventati, quando prima eravamo il fanalino d'Europa, con grandissimo riscontro sul piano occupazionale, 900.000 posti di lavoro. Va bene? Grazie. Presidente, un'altra sulle elezioni regionali. Prego. Venuto per le politiche a Frosinone, il Movimento 5 Stelle, non solo nella provincia di Frosinone, ma nel Basso Lazio è stato votato dal Partito Democratico. Pensa che anche le regionali, vista la connotazione politica che è stata data nel mentre, può riconfermare questo risultato? Può andare meglio del Partito Democratico? Guardi, quando io sono molto umile di fronte ai cittadini, perché i cittadini devono scegliere, quindi non ho la palla di vetro. Non so di quei politici che dicono saremo i primi, sbancheremo, vinceremo con sicurezza, eccetera. Dico semplicemente che abbiamo un progetto serio e vedo, inizio a constatare che i cittadini sono stanchi di promesse e vogliono la garanzia che ci sia rispetto agli impegni presi. E noi questo l'abbiamo garantito. Potevamo partecipare a una cozzaglia con un programma assolutamente indeterminato, generico, pur di fare questa cozzaglia, questo cartello elettorale, ma noi non l'abbiamo accettato. Perché per noi il problema non è soltanto presentare un manifesto elettorale, ma è governare il giorno dopo per risolvere e raggiungere quegli obiettivi che abbiamo anticipato. È questo che apprezzo i cittadini, quindi siamo fiduciosi. Grazie. Ciao, grazie. Questo è ciò in cui crediamo, questo è ciò che siamo.